Come da tradizione è arrivato il momento di tirare le somme sull'anno che si è appena concluso, guardarci indietro e decretare il miglior gioco del 2022 secondo la redazione di Multiplayer.it. E diciamocelo, è stato un anno in cui sono successe veramente un sacco di cose. Se il 2021 è stato un anno di transizione per l'industria dei videogiochi, il 2022 si è invece rivelato strabordante di notizie, giochi di qualità e annunci che hanno letteralmente fatto tremare il mercato. Dalle acquisizioni di noti publisher e grandi team di sviluppo fino al fallimento di Google Stadia, passando per il successo sorprendente di Steam Deck. Il conflitto in Ucraina e le conseguenze della crisi sanitaria hanno inevitabilmente influito sul settore dei videogiochi, portando numerose aziende a rivedere i propri piani e spostare l'attenzione su temi più urgenti. Nonostante i numerosi rinvii che hanno coinvolto nomi altisonanti, pensate a Starfield oppure a Zelda Tears of the Kingdom, i 12 mesi appena passati hanno visto un continuo susseguirsi di nuove uscite e giochi di estrema qualità. Salutiamo così l'anno passato con l'immancabile elezione di quelli che per la redazione lettori di Multiplayer.it sono stati i migliori videogiochi del 2022. Un annuncio che, a dire il vero, sembra quasi una formalità, visto che era dal 2017, l'anno di The Legend of Zelda Breath of the Wild, che le preferenze di lettori e redattori non erano così concentrate su un unico gioco. Ecco, probabilmente avete già capito di quale si tratta, però fate comunque finta di essere sorpresi. Ma come funziona, come si è svolta l'assegnazione del premio dell'anno? Su Multiplayer.it il premio di miglior gioco è assegnato separatamente dalla redazione e dai lettori. Nelle ultime settimane i redattori del sito hanno sottoposto quello che è stato il proprio GOTY 2022 e una personale classifica dei 10 migliori giochi dell'anno, a prescindere dalla piattaforma. Si viene così a formare una lista di preferenze da cui parte poi una discussione. Però a differenza degli anni passati, dove a una prima scrematura poi sono seguiti ulteriori sondaggi e altri dibattiti, stavolta in realtà il gioco preferito dalla redazione è stato subito evidente. Per quanto riguarda invece il premio assegnato dai lettori, ecco, quello è frutto di un sondaggio pubblicato nel mese di dicembre su Multiplayer.it e che era accessibile per diversi giorni direttamente dalla homepage del sito. Migliaia di votazioni hanno espresso le proprie preferenze non solo sui migliori giochi dell'anno, ma anche su quelle che sono state le delusioni e i giochi più attesi tra quelli in arrivo nel 2023. Per la sorpresa di pochi, Elden Ring è il gioco dell'anno 2022 secondo Multiplayer.it. Nel corso dei mesi passati ci siamo fatti stregare dal fascino di Immortality, ci siamo sentiti imbattibili come delle divinità in God of War Ragnarok e non ci siamo accorti delle giornate che passavano mentre stavamo giocando a Vampire Survivors. Eppure niente ci ha conquistato più dell'immenso e brutale mondo creato da From Software. Elden Ring non è stato solo la vetta più alta raggiunta dallo sviluppatore giapponese, ma siamo convinti che sarà un punto di riferimento per chiunque in futuro voglia creare mondi virtuali negli action RPG. Come è stato per Hyrule in The Legend of Zelda Breath of the Wild, l'interregno di Elden Ring ci dà la sensazione di trovarci in un mondo vero, selvaggio, con una sua lunga storia, eppure tutto da esplorare, tutto da scoprire. La curiosità, il senso di avventura e la voglia di esplorare premia continuamente. E che si tratti di un inaspettato combattimento, un enorme mondo sotterraneo o anche una tartaruga col cappello, ogni singola area della mappa è strabordante di segreti, sfide, storie e personaggi incredibili. E nonostante le avversità, nonostante le continue schermate di game over, nonostante boss che sembrano imbattibili, si tiene duro e si va avanti, venendo sopraffatti continuamente da una sensazione di stupore e di grande soddisfazione. È come quando si esce da un dungeon difficilissimo e opprimente e vi ritrovate all'aperto ad ammirare alcuni dei più incredibili panorami visti in un videogioco. In redazione c'è anche chi si è convertito con Elden Ring, qualcuno che magari non ha mai apprezzato i Souls e che adesso è diventato il fan numero uno di Miyazaki. Qualche curiosità extra uscita fuori dal sondaggio interno alla redazione. Elden Ring è stato prevedibilmente anche il gioco con cui in media i redattori di Multiplayer.it hanno passato più tempo. Ma la vera sorpresa dell'anno è stata Vampire Survivors,
Chi avrebbe mai detto che un gioco così semplice sarebbe diventato la nostra droga negli ultimi mesi? Per quanto riguarda i videogiochi più attesi del 2023, le preferenze della redazione vedono The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Final Fantasy XVI e Starfield svettare sopra tutti gli altri. A differenza degli anni passati, dove le preferenze della redazione e quelle della community non sempre sono state allineate, per il gioco dell'anno 2022 ci sono stati pochi dubbi anche per i lettori. Elden Ring ha staccato di prepotenza gli altri giochi con il 44% delle preferenze, a dimostrazione di quanto l'ultimo lavoro di From Software abbia messo quasi tutti d'accordo in un anno in cui non sono mancate alternative eccellenti. Ma nel nostro sondaggio vi abbiamo chiesto anche di assegnare altri riconoscimenti e quindi vediamo assieme quelli che sono stati gli altri premi della community di Multiplayer.it. E questo è tutto, grazie a voi che avete contribuito votando nei vari commenti. A meno di grandi colpi di scena ci dovrebbe aspettare un 2023 strapieno di nuovi giochi e anche di nuovi hardware. Speriamo vogliate continuare a seguire il mondo dei videogiochi in nostra compagnia e se vi piace quello che facciamo, il modo migliore per supportare Multiplayer.it è continuare a commentare e condividere video. Se non l'avete ancora fatto, potete iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere una notifica quando pubblichiamo nuovi contenuti. Buon 2023 da parte di tutta la redazione e noi ci diamo appuntamento al prossimo video, sempre qui su Multiplayer.it.